Un ben ritrovati a Philcam News, partiamo con i titoli. Lotta, un altro successo per Dalma Caneva. Judo, due argenti per Di Guida Pizzanti a Glasgow e Lisbona, ancora per il judo al gruppo sportivo dei Carabinieri, la terza prova del Grand Prix Junior Senior e ancora Museo Atla, lo sport nel tempo. Cominciamo dalla lotta, un altro successo per Dalma Caneva che si è classificata al terzo posto nella 29esima edizione dei campionati del mondo militari a Fort Dix in New Jersey. L'atleta ligure continua la sua lunga scia di successi, infatti dopo l'oro ai campionati europei e l'argento ai mondiali juniores, l'azzurra mette in bacheca la terza medaglia stagionale a livello internazionale in una competizione che raccoglie il meglio degli atleti militari della lotta mondiale e che vede nel CISM, il Consiglio Internazionale dello Sport Militare, il massimo esponente internazionale dello sport con le stellette. Passiamo al judo, due argenti per Jennifer Pizzanti e Domenico Di Guida, secondi a Glasgow e Lisbona nell'European Open femminile e maschile. Approdata alla finale dei 70 kg, superando le tedesche Anne-Katrin Lesewski e Liana Marzok, Jennifer Pizzanti è stata poi sconfitta dalla forte atleta britannica Sally Conway. Guadagnata la finale con tre vittorie sul giapponese Kobayashi e sugli ucraini Cherkasov e Luci, Domenico Di Guida è stato sorpreso in finale dal primo attacco dell'esplosivo portoghese Jorge Fonseca. Altri due importanti piazzamenti grazie a Luca Ardizio ed Emanuele Bruno che hanno conquistato una meritatissima medaglia di bronzo. L'Italia a Lisbona si è classificata al quinto posto del medagliere dietro Giappone, Spagna, Portogallo e Francia. Ancora per il judo, quattro atleti in gara e quattro primi posti per il centro sportivo Carabinieri che si è aggiudicato il trofeo della Mole Città di Torino, organizzato dal Judo Azzurro Volpiano e valido quale terza prova del Grand Prix Junior Senior. 240 gli atleti che hanno partecipato alla competizione per una gara tecnicamente apprezzabile. Da evidenziare infine che il 7 ottobre 2014 presso il Museo degli Sport di Combattimento del Centro Olimpico Matteo Pellicone è stata inaugurata la nuova mostra d'arte intitolata Atla, lo sport nel tempo. Presso il museo è ancora possibile ammirare la personale di pittura di Lanfranco Finocchioli intitolata Pentatron Mitico e la personale di scultura di Silvia Girlanda intitolata Sport Emozioni Scolpite. Ed eccoci ai prossimi appuntamenti Philcam. Per il judo ad Astana dal 10 al 12 ottobre in Kazakistan si svolgerà il Grand Prix International Judo Federation, mentre per la lotta a Milano sabato 11 avrà luogo la prima fase della Coppa Italia Stile Libero. E ancora da lunedì 13 a sabato 18 invece presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia inizierà l'Olympic Training Center, appuntamento estremamente importante per il judo internazionale che vedrà la partecipazione di oltre 120 atleti provenienti da tutto il mondo in preparazione per i prossimi mondiali juniores di Miami. È tutto anche per oggi, appuntamento come sempre alla prossima settimana con Philcam News.